volte con temerarietà e coraggio, rischiando la loro vita, vigili del fuoco e carabinieri non si sono risparmiati per più di 72 ore, lavorando ininterrottamente. Grazie colonnello Stingo, grazie capitano Petrocchi, grazie comandante Tusturici, grazie comandante Merendino, e con voi grazie a tutto il corpo dei vigili del fuoco e dell'arma dei carabinieri. Avremmo voluto fare di più, abbiamo potuto solo salvare le vite di Pina e Dosetta, ma del vostro lavoro vi saremo eternamente grati. Non dimenticherete voi la compostezza, la dignità, la dolorosa attesa, lo sguardo silenzioso e straziante dei familiari di Luigi, di Rosetta, di Vincenzo, di Eliana, di Suor Agata, di Agata, di Mario, di Patrizia, di Adriana, di Giuseppe e di tutti i parenti abbracciati da tutta la comunità e da tutti i volontari giunti dai paesi limitrofi e da tutta la Sicilia. Grazie. Grazie sindaci per la vicinanza e l'affetto, ma grazie anche al personale medico, agli infermieri, alla Croce Rossa, agli psicologi, alle forze dell'ordine, agli assessori, alla protezione civile dell'ingegnere Cocina, che hanno già completato la mappatura degli edifici crollati e danneggiati per consentire di avere un quadro chiaro per le decine di sfollati che hanno trovato alloggio in amici e parenti, ma a cui va dato, e lo daremo, un immediato sostegno, ma a cui va garantito in tempi rapidi, senza tentennamenti, signor Ministro, un tetto ed una casa. Noi non dimenticheremo, signor Ministro, signor Presidente della Regione. Intitoleremo anche una via in ricordo dei nostri cari. La comunità tenterà di colmare il vuoto affettivo e darà il massimo sostegno a queste famiglie. Siamo certi che anche lo Stato e la Regione non ci abbandoneranno e non dimenticheranno, e nel dramma e nel lutto continueranno a farci sentire orgogliosi di essere italiani. Si apra oggi il libro della concretezza. Che Dio abbia in gloria le vittime e custodisca i cuori dei familiari.